Gloria a Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo, Padre, per la tua presenza. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, grazie perché tu sei il fedele e il verace. Grazie, Padre, che tu sei colui che non manca mai. Signore, conferma tu la fede, metti la tua unzione, la tua benedizione questa sera, manda la tua parola. Signore, convinci tu i cuori, libera, guarisci, sana nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Avete un canto? Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, Spirito Santo, lode a Gesù Cristo. Accomodati. Ora, volevo chiedere se il Signore ha compiuto in questi giorni qualche opera in noi. Se c'è stata qualche guarigione, una liberazione, se Dio ha risposto a una preghiera, c'è qualche testimonianza. Apriamo, come dire, con le testimonianze. Lode Gesù Cristo. E allora, venite avanti. Uno, due, tre. Poi ci sono io che testimonio, poi pure io tra i testimoni. Venite avanti, venite avanti, venite avanti. Lode Gesù Cristo. Perché noi vogliamo dare gloria al Signore. Perché Egli è in mezzo a noi. Egli vive in mezzo a noi. È vivente. Dice, non andate a trovare
il vivente tra i morti. Andarono a trovare Gesù dove era stato sepolto. E l'angelo disse: non è tra i morti. E Gesù stesso dice: dove andreste a trovare voi il vivente? Lode Gesù Cristo. Egli è in mezzo a noi, egli è vivente. Egli ha compiuto quell'opera della croce per essere presente qua questa sera. Questa sera è presente. Ha compiuto quello per essere in mezzo a noi, per stare con noi. Quindi questa sera egli è presente perché 2000 anni fa egli ha compiuto quell'opera col sacrificio, dove tutta la potenza di Dio si è manifestata in lui. Tutto il potere di Dio si manifesta nel corpo di Gesù Cristo, perché è risorto. Dice: utile che io me ne vada affinché venga a voi lo Spirito della verità, il Consolatore, l'Emmanuele, il Dio con noi. Egli è qua. Lode Gesù Cristo. E per chi crede, per chi vive il rapporto di fede, può vedere le opere sue manifestate. Non è per tutti, è per coloro che credono. Però vogliamo sentire da coloro che credono che cosa ha fatto il Signore. Danieluzza, vieni, vieni. Lode Gesù Cristo. Miracolo Daniel. Daniela, miracolo. Dai, ascoltiamo. Brava, aggiustati. Daniela è nata in una famiglia cristiana e lei è una ragazza molto intelligente. Dice: a me non è che mi devono imporre la fede. Dice: io, perché il Signore, le cose di Dio non le possiamo imporre. Noi come genitori siamo portati, lo dice la scrittura, dice inculcate, poi sono i figli che devono comunque vivere questo rapporto di fede, no? Noi quello che abbiamo dovuto fare con i figli ora che, quando sono più grandi, però Daniela è una di quelle che ha risposto bene. Amen. Sentiamo che è successo. Gloria a Gesù Cristo, voglio ringraziare il Signore perché per la prima volta ho qualcosa da testimoniare. Signore Gesù, pregavo, dammi una bella testimonianza perché anch'io voglio testimoniare. E grazie al Signore è stato così. Allora, registrate, sì? Funziona? Allora, vai, vai. E martedì ho sostenuto l'esame della teoria della patente. E ok. Alza il microfono. Ok. Premetto che sono iscritta alla patente dall'anno scorso, esattamente quasi un anno fa, diciamo, però io non avevo la forza, non avevo la fede, ero scoraggiata, piena di ansie, non ce l'ho fatta. E diciamo che il Signore mi ha aiutato molto in questo. Voglio ringraziare il Signore perché per una volta nella mia vita sono stata liberata dalle mie ansie, dalle mie paure, e ho fede nel Signore con tutta la mia vita. E martedì quindi ho sostenuto questo esame e venerdì, ecco, allora praticamente non ero pronta, io non lo volevo fare, volevo posticipare almeno di 2 settimane per avere la certezza di superarlo, però io non sono andata con le mie forze, sono andata con la fede nel Signore, anche perché diciamo mi mancavano degli argomenti che mi hanno spiegato dei giorni prima e io non l'avevo studiati e non l'ho voluti studiare. Ho detto: Signore Gesù, secondo le mie capacità tu dammi un esame che io posso superare. Ed è stato così, perché il Signore Gesù non ha messo quegli argomenti che io non avevo studiato, ha messo solamente gli argomenti che io sapevo. E niente, io l'ho superato, ogni risposta che io davo, gloria a Gesù Cristo, dicevo. E alla fine del quesito io l'ho finito non in mezz'ora ma in 8 minuti. Voglio ringraziare il Signore per questo. Allora, io sono uscita. Ma sei venuta a pregare? Sì, ho chiesto preghiera al pastore, sono sempre venuta a pregare. E il giorno la prima, sera prima abbiamo pregato. Sì. La sera prima abbiamo pregato. Sì, sì.
Abbiamo chiesto al Signore di intervenire. Ed Egli ha risposto. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Amen. Hai visto come opera il Signore? Amen. Chiedete e vi sarà dato. Amen. Dio è così. E appena sono uscita dall'esame, tutti chiedevano com'è stato, com'è stato. Ho detto io, questa è stata una grazia del Signore perché sono convinta che l'ho superato. Amen. Amen. Ora, attenti nelle strade. Lode Gesù. No, ma lei è bravissima. Bravissima. Gloria a Gesù Cristo. Giovani, imparate a chiedere al Signore. Imparate nei vostri bisogni ad andare dal Signore, ad attivare la fede, perché il Signore ascolta, ascolta la preghiera, ascolta i nostri bisogni e Lui vuole intervenire, ma siamo noi che lo dobbiamo coinvolgere. Coinvolgetelo nei vostri progetti, in quello che fate, coinvolgete. Non usate, io dico questo, no? Non fate. Dice come quelli che non conoscono il Signore, no? Dice non fate come i pagani, lo dice l'Apostolo Paolo, che si muovono col vano modo di vivere e come si muovevano un tempo. Noi che conosciamo, muoviamoci attraverso la fede nella sua persona. Silvi, vieni. L'accompagno. Dopo tanto testimonio, gloria a Gesù Cristo. Niente, io avrei più di una testimonianza da fare, anche se il nemico mi combatteva lì nella sede e diceva ma che vai a fare, non andare. Io dico no, io devo vincere, io devo raccontare quello che Dio fa per me. E allora io ho fatto un attacco con risonanza al cervello con contrasto. Mi sono risultati più di 100 micro ischemie al cervello. E posso dire che è un miracolo che io sto bene. E poi voglio testimoniare il Signore e dire grazie a Gesù per il nostro pastore, perché l'altro giorno sono stata aggredita, stavo male, da un demone. Sentivo che... mi sentivo morire, però ho detto io lo chiamo il pastore e lo faccio pregare. Grazie a Dio il pastore subito ha pregato e all'istante il Signore mi ha liberato. E poi qui c'è la sorella Giovanna Franco. Io una mattina sono andata a casa sua, che lei mi aveva detto di andare a prendermi una cosa, e mentre sono entrata a casa nel cortile, sua mamma mi ha salutato e subito dopo sua mamma ha iniziato a diventare bianca. Sudava e aveva tachicardia e si vedeva da qui. Stava male, non riusciva nemmeno a respirare. Diceva a sua figlia, diceva Giovanna, mi sta succedendo qualcosa, mi sta succedendo qualcosa, mi sento morire. Ho detto io, Rosetta, stai calma nel nome di Gesù Cristo, e così come tu, pastore, dice andate, predicate l'Evangelo, imponete le mani agli infermi, io l'ho fatto ricordandomi che il giorno prima tu avevi detto predicate l'Evangelo e imponete le mani. Ho detto Signore, io lo faccio nel nome di Gesù Cristo. Grazie a Dio è stata subito liberata, e Giovanna lo può testimoniare, il Signore è intervenuto subito, anche se avevano chiamato Angela per venire, porterla al pronto soccorso. Amen. E io voglio ringraziare il Signore per la sua fedeltà e per come usa il nostro pastore e ci ammaestra ogni giorno. Alleluia. Amen. Dio ti benedica. Grazie Silvana. Gloria a Gesù Cristo. Egli è in mezzo a noi e vuol fare meraviglie. Lode Gesù Cristo. Francesca, vieni. Io voglio ringraziare il Signore, era da un po' che dovevo fare questa testimonianza. E molte volte dice no vabbè non la faccio, no vabbè non serve, invece no, voglio ringraziare il Signore perché a fine luglio avevo necessità, il Signore ha permesso un rimborso molto importante, sono riuscita a fare tutte le cose
c'erano di bisogno. Io devo ringraziare il Signore per questo, perché è stato solo un miracolo ed è servito per quanto doveva essere, insomma, giusto che serviva in quel momento. E io voglio ringraziare il Signore perché è fedele in tutto, nelle cose piccole, nelle cose grandi, e questa era per me una grande cosa ed era un peso, e il Signore ha permesso che fosse tolto. E voglio ringraziarlo anche perché ultimamente non stavo tanto bene i pomeriggi, però sono sempre venuta in chiesa e ho fatto pregare il pastore. Ogni volta che venivo avevo questo mal di testa, e ogni volta che stavo in chiesa, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, arrivavo bianca, e subito dopo un quarto d'ora, 10 minuti, già stavo bene e mi passava tutto. E quindi voglio ringraziare il Signore per questo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Dio ti benedica. Gloria a Gesù Cristo. Vado a testimoniare pure io. Poi abbassate quel microfono. Dopo che testimoni, abbassate quel microfono. Vado là a testimoniare. Io faccio cambiare l'immagine. Quando finisce il canto, poi cambia l'immagine. Voglio dare la mia testimonianza. Io l'altra sera, pure io, ho fatto uno scatto. Ero fermo, mi sono mosso sul laterale e ho sentito nel ginocchio una cosa strana. Andavo ad appoggiare, dopo questo stacco, diciamo, ad appoggiare il piede, vedevo le stelle. Ho provato tutto, ma è una mia impressione, ma sembrava che non era successo niente, ma non riuscivo più a mettere il piede a terra. Appena mettevo il piede a terra, vedevo le stelle. Stavo per andare a letto, ho imposto le mani sul ginocchio e mi sono coricato. Dicevo: Signore, guariscimi, io ti voglio servire, ho bisogno del corpo fisico per muovermi e per fare l'azione tua. La mattina mi alzo e a metà mattinata mi ricordo che ho avuto questo problema. Non la mattina subito, a metà mattinata in attività siamo arrivati in chiesa, siamo usciti con Carmelo camminando, e ho detto: sto camminando. Dio, Signore, grazie. Cioè, ieri sera sembrava, ho detto io, non è che è successo qualcosa al ginocchio di grave. Lode Gesù Cristo. Voglio ringraziare il Signore perché Gesù Cristo mi ha guarito. Credetemi, andavo a mettere il piede a terra, le stelle. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Io lo predico, sento le testimonianze, ho detto: Signore, aiutami, aiuta, nel nome di Gesù Cristo. Torno a predicare. Questa era la mia testimonianza. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. È l'esperienza, un'esperienza col Signore. Uno vorrebbe fare altri tipi di esperienze. Ti capitano anche queste. Io ho visto che il Signore è fedele. Egli non manca mai. E guardando indietro nella vita, in quello che Egli ha compiuto, possiamo dire, come dice la scrittura, Ebenezer, sin qui il Signore ha provveduto. Ebenezer. Dice, mettiamo dei paletti indicatori nella nostra vita. Quando Egli compie qualcosa, miracolo, una liberazione, una guarigione, ricordiamolo, annotiamolo. Ma io già la mattina mi ero dimenticato. A metà mattinata lo Spirito Santo dice: ma io sto camminando, ma ieri sera che era un sogno. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Crediamo nel Signore, invochiamolo nella nostra vita, perché Egli interviene in maniera soprannaturale, cambiando
sovvertendo tutto quello che sono le leggi della chimica, della fisica, perché in lui c'è il potere sovrannaturale. Nel corpo di Gesù noi abbiamo visto e sentiamo la sua presenza che è in mezzo a noi, e in lui c'è tutto il potere di Dio, dice. E questo è scritto così, noi lo viviamo e siamo testimoni del suo potere, testimoniamo che c'è il potere suo in mezzo a noi. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Signore, grazie. Dicevo stamattina, per chi non c'era, in questi giorni io è una comunicazione che voglio fare, un'informativa. Nel mondo cristiano, nel popolo di Dio, non è fatto tutto, non è uniforme. Questo affinché noi siamo, come dire, forti, siamo fortificati, il nostro rapporto è con Gesù Cristo, è un rapporto personale con Dio. Io devo rispondere personalmente della grazia che Egli ha fatto, sta facendo verso di me. Lo fa mia moglie, lo devono fare i miei figli, lo dobbiamo fare ognuno di noi. È un rapporto personale, non è un'investitura collegiale, ecco. Lui non mi ha chiamato in gruppo, non ci ha chiamato in gruppo, salva i gruppi. Egli ci salva personalmente. Ognuno di noi deve curare in maniera personale il proprio rapporto. Personale con Dio, personale col Signore, personale. Quindi, quando il Signore torna, è un rapporto personale. Gesù torna ed Egli ci sta addestrando per ascoltare e sentire la sua voce, la sua chiamata. Egli chiamerà i suoi. Io voglio essere tra coloro che sono i suoi. Non voglio restare qua, fratelli. Noi ci siamo un giorno con il gruppo dei giovani, gli ho fatto vedere un film dove la cospirazione, la grande cospirazione, mi pare, dove in quel film, un film cristiano, era, diciamo, concentrato nel tempo dopo la sua venuta. Cioè, dopo il rapimento, quando il corpo di Cristo verrà rapito, resteranno coloro che credono, ma che sono, vivono in maniera blanda il rapporto con Dio, cioè credono in Dio ma non sono corpo di Cristo, dice, quelli rimarranno. E quel film parlava di coloro che non erano stati rapiti. Lo dice la scrittura, poi quelli avranno la vita eterna pagando il prezzo della vita. Ma il Signore ci vuole preservare da questo. Questa è la buona notizia. Egli è venuto per salvarci, anche da quello. Quindi la salvezza perfetta è possibile per tutti. Cioè il biglietto per la salvezza è per tutti, non è per alcuni. Non è un club, è per tutti. Lode Gesù Cristo. Quindi noi dobbiamo curare il nostro rapporto con Dio, personale. Noi dobbiamo imparare a pregare per i nostri bisogni, a chiedere al Signore, ad ascoltare, a difendere la nostra vita, a fare di tutto di ascoltare la sua parola. Il fondamento è Lui, è la Sua parola, il fondamento della nostra vita spirituale, e da lì poi incide anche sulla vita intera. È la parola di Dio,
e nell'ascoltare, nel ricevere la parola, che sono, noi riceviamo poi i doni, riceviamo le perle, queste perle, se noi li acquisiamo la parola di Dio, è come acquisire delle perle, una ricchezza, diventiamo ricchi, più ricchi di prima, stasera più ricchi di questa mattina, più ricchi di ieri, e domani ancora più ricchi della conoscenza e della vita di Gesù, perché Egli ci rivela conoscenza che è vita, perché quella conoscenza messa in pratica produce vita. Lode Gesù Cristo. Efesini capitolo 1. Versetto 7. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. La remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, della quale Egli è stato abbondante in verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, col farci conoscere il mistero della sua volontà, il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, che consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. Lode Gesù Cristo. A volte comprendere le cose di Dio sembra scontato, ma non è così scontato. In Lui, dice, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. L'opera della croce è l'azione perfetta di salvezza per noi. Noi abbiamo redenzione mediante il suo sangue. La remissione dei peccati. Dice, ma a me che mi interessa? Dice, no, uno che non comprende. La natura, diciamo, che non intende le cose di Dio, dice, ma la remissione dei peccati, la redenzione, fesserie, pastore. Fesserie che uno non comprende, ma chi comprende capisce che è una cosa grande, perché la remissione dei peccati significa la liberazione della maledizione, la liberazione della morte. Perché i peccati producono la morte. I peccati producono la morte. Nello spirito, nell'anima e nel corpo. Cioè queste sono azioni del peccato che incidono in maniera precisa sull'uomo. Gesù è venuto per togliere, per distruggere l'opera malefica sull'uomo, e in Lui per il suo sangue abbiamo la redenzione, cioè possiamo redimerci, perché il suo sangue è un lavacro. Il sangue di Gesù versato sulla croce, che ancora è nel circolo della terra, ancora, come dire, fisicamente è presente il sangue di Gesù, non lo possiamo vedere, ma è nel circolo, è invisibile ai nostri occhi. Ma il sangue di Gesù Cristo, che è stato versato più di 2000 anni fa, è ancora, compie la sua azione.
Quindi per questo noi possiamo essere redenti. Quando dicono che l'uomo non può cambiare, l'uomo non può, non è vero. In Cristo tutto è possibile, perché egli ha pagato il prezzo per questo, ha versato il suo sangue, ha dato la sua vita. Sembrano sciocchezze, ma sono cose grandi. Lode a Gesù Cristo. In Cristo tu puoi cambiare, puoi essere liberato dalla natura negativa, da ciò che domina nel peccato, che ciò che ti tiene lontano da Dio. Tutto ciò che ti tiene lontano da Dio, se tu lo presenti al Signore attraverso la preghiera, Lui la distrugge. Il problema è, ma tu lo presenti al Signore, ciò che è negativo della tua vita? Noi presentiamo, abbiamo il coraggio di presentare a Dio tutto ciò che ci separa da Lui. Abbiamo questo coraggio. Hai il coraggio di prendere una posizione verso il Signore? Ce l'hai? Riesci a confessare quelli che sono i tuoi peccati davanti a Lui? Non a me, non c'è un confessore, ma a Lui. Riusciamo noi a dire quali sono i nostri difetti? Riusciamo? Zero difetto, lode Gesù Cristo. Me l'avete abbassato quella, perché sento un eco, eh? Me l'avete abbassato, sì? Chiudetelo, poi l'accendete. Alleluia. Egli ha compiuto per noi, ha acquistato per noi, ha acquistato dei doni, doni eterni per noi, li ha acquistati sulla croce. E continua. Al versetto 20, la quale potente efficacia della sua forza egli ha spiegato in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria, e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ogni cosa egli l'ha posta sotto i suoi piedi e ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Lode Gesù Cristo. Ci sta dicendo che in Cristo, noi abbiamo un potere soprannaturale. Cioè, nel corpo di Cristo, questo potere, il potere di Dio che Egli ha acquistato per noi, è dato al corpo di Cristo, alla Chiesa. A chi è dato? Alla Chiesa. Al suo corpo, che è la Chiesa. E noi, per essere partecipi del suo potere, che dobbiamo fare? È una cosa semplice. Essere Chiesa. Essere corpo di Cristo. Lode Gesù Cristo. Vedi, egli ha acquistato qualcosa di tangibile, qualcosa di invisibile, ma tangibile, il potere del cielo sulla terra, il potere della vita, che è stato affidato alla sua Chiesa. Gloria a Gesù Cristo. È stato affidato alla Chiesa, cioè al corpo di Cristo. Se noi entriamo in questa parola, vogliamo entrare in questa parola, vogliamo entrare in questa rivelazione. Dice: Signore, rivelaci questa parola, ognuno di noi. E allora, chi ha la rivelazione di questo è uno che difficilmente si staccherà dalla vita. Dimmi uno che si stacca dalla vita e si collega alla morte. Dimmi.
Dimmi uno che ha la rivelazione. Chi è che non vive questo? Chi non ha la rivelazione? Una sorella mi ha detto, ma me lo chiami, non viene mai. E che ti chiamo? Se non ha la rivelazione, quello si affligge con me perché poi lo forzo a venire in chiesa. Non posso forzare. Se non ha la rivelazione. Cioè, ma la rivelazione viene dall'amore, dal rapporto con Dio. Posso fare un'azione, ma un'azione comunque è una spinta, ma spingo i nuovi, spingo, non è che non spingo. Però noi dobbiamo pregare per la rivelazione. La rivelazione è personale, è vita. Voi chiedete la rivelazione, se tu chiedi la rivelazione al Signore, Egli te la darà. Non è conoscenza, non è filosofia, non è imparare un concetto. Le cose di Dio è rivelazione, cioè è vita che viene rivelata, è conoscenza di Dio. Dice, questa è conoscere il Signore Gesù. Vuoi conoscere il Signore Gesù? Un rapporto continuo, giornaliero, dove è un rapporto personale. Dice, Signore, se tu vuoi capire se quello che il pastore sta dicendo, il predicatore sta dicendo, se è vero, se viene da Dio, chiedilo al Signore, Egli ti rivelerà se viene da Lui. E chi è di Lui comprende se la sua parola è sua o di qualcun altro. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo identificarci con Lui, lode Gesù Cristo, e chiedere al Signore di essere innestati nel corpo di Cristo e difendere la nostra vita per non essere staccati dal corpo, che non è che solo vivere nel corpo. Poi ci saranno una serie di forze esterne, non dentro il corpo, perché poi è facile dire io per il fratello non vengo, no. Sono spinte esterne che spingono a disgregare il corpo di Cristo. Ricordatevi, è una lotta contro le forze della malvagità che cercano di distruggere l'opera di Dio dentro di noi. Perché ciò che ci tiene unito, quello che ci cementa, ci lega, è l'amore suo, è l'amore di Dio. Che cos'è che ci aiuta a sopportare? Che cos'è che ci aiuta a non criticare? Che cos'è che ci aiuta a comprendere? Ecco, non è l'amore di Dio. L'amore rivelato di Dio in noi. L'amore di Dio rivelato, perché Egli si vuole rivelare, non è un amore, l'amore umano, non è un amore, è l'amore rivelato di Dio dentro di noi. Puoi dire che hai la rivelazione. E chi ha la rivelazione cerca la vita. Lode Gesù Cristo. Noi vogliamo essere una chiesa che ha la rivelazione. Vogliamo essere anime che abbiamo la rivelazione del potere di Dio. E il potere di Dio non è nel rapporto, se tuo fratello fa quello che fai tu e tu non lo fai perché tuo fratello non lo fa. Cioè, questi sono i club, le associazioni. La Chiesa è collegata con Cristo. Da Cristo scende e tutti coloro che sono collegati attraverso Cristo ricevono l'unzione, la potenza, la vita per vincere, e vengono fortificati, veniamo fortificati. Tu vuoi essere fortificato? Vuoi essere una roccia spirituale che non può essere smossa, una colonna? Ecco, con Cristo. Io vi do qualche piccola mia testimonianza, poi se anziani, qualcuno vuole testimoniare, fate così che io vi faccio testimoniare, mi fa piacere. Io non ho mai fatto una cosa perché la faceva un altro, oppure non ho fatto perché l'altro non la faceva. Io, se dovevo prendere la scopa, non perché lo faceva
il mio fratello o non lo facevo, la prendevo. Anzi, con l'occasione vi dico, gli anziani devono essere i primi a servire. La chiamata dei servi, dice il Signore, ha detto: voi dite bene che io sono maestro, sono il maestro, ma sono venuto per servire. Voi siete, come esempio, dovete essere i primi a servire. Quindi se uno serve non è che l'ultimo, è il primo. Più serve e più nel livello spirituale si lode Gesù Cristo. Quindi il livello spirituale non è come si pensa nel mondo, è al contrario nel regno di Dio. Dice: mi sta qua ora tutti dimessioni, dice: no, stare qua. Va bene, perché poi dobbiamo essere una chiesa vera, quindi non è che possiamo essere finta, vera. Quindi chi vuole essere maggiore deve servire di più, ma deve servire non per essere maggiore, ma perché è lo Spirito di Dio che opera dentro di noi e che ci spinge al servizio. Lo Spirito di Dio dentro di noi, sai che cosa ci spinge? A servire il fratello, ad amare il fratello, a sopportare il fratello, ad avere. Poi se mio fratello non ha capacità, che non ha la forza manco di prendere una scopa, quello non è che è forte, è debole. Cioè uno dice: no, io scopo quello non è uno forte, è uno che ha le sue debolezze. Lo comprendiamo, lo amiamo, ma non lo imitiamo. Ecco, amiamo i fratelli, ma vogliamo imitare i modelli più vicino al Signore. Quali sono i modelli che io voglio imitare? Quelli più vicini, quelli che ho visto più forte nell'identità con Cristo, non quelli che. E dobbiamo portare il livello medio più alto per essere una chiesa più vicina al Signore, più unta, più potente, affinché l'unzione di Dio. E io chiedo anche ai giovani di, non è solo per andare a servire, non è perché gli altri non si muovono, noi non ci muoviamo, noi dobbiamo servire perché il servizio produce vita, è un'azione di vita, ti fa entrare nell'unzione dello Spirito, nella rivelazione. Quella è una delle azioni dove tu entri nella rivelazione veloce. Chi serve, vedi, poi diventa più forte e più stabile nelle cose di Dio, nel rapporto con Dio. E non può essere toccato dal diavolo. Quindi il modello è quello che si avvicina al modello di Gesù. Qual è il modello da seguire? È quello che si avvicina al modello di Gesù. Poi ci sono i modelli che si allontanano, ma noi non vogliamo considerare. Noi dobbiamo portare tutti al modello massimo. Lode a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ma egli ha acquistato per noi il potere suo. Egli ha acquistato il potere, un potere, il potere della vita. Dice: la quale potente efficacia della sua forza, egli l'ha spiegata in Cristo. Cioè, tutto il potere di Dio è stato concentrato in Cristo. Quando lo risuscitò dai morti, quindi il potere che c'è in Dio è il potere della risurrezione, che non c'è potere più grande, il potere della vita, che egli ha creato il mondo. Tutto ciò che è visibile e invisibile è stato creato da Dio. Attraverso la parola. Nella parola c'è un potere. E lo fece sedere alla destra, alla propria destra, nei luoghi celesti, al di sopra, cioè ha posto Gesù Cristo al di sopra di ogni principato, autorità, potestà e signoria, e d'ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quell'avvenire. Cioè, il nome più grande, il nome più potente che c'è è il nome di Gesù Cristo.
Ed egli ce lo vuole fare conoscere, ce lo vuole rivelare. Egli è venuto per rivelare il nome più potente. Come possiamo utilizzare il suo nome per avere potere, il potere della vita? Questo è. Dice, io conosco, mi ricordo la testimonianza del pastore Gilberto, che lui incontrò una persona che poi si convertì, che era legato al mondo della magia. E raccontava dicendo che lui aveva un potere perché conosceva il nome dello spirito guida. E quindi lui poteva avere un potere che era legato a questo spirito. Io pure, tra i nostri amici nei tempi andati, avevamo un mago, un amico nostro, che noi ce lo portavamo come jolly. Andavamo a pranzo, a cena, ci portavamo questo mago che... Però lui poi ci raccontava le cose spirituali. E lui, il suo potere, poi una sera ce lo rivelò, dice, è uno spirito, io conosco il nome dello spirito. E lui mi rivela tutte cose, mi dice le cose delle persone, vengono e io gli racconto. Noi ridevamo, pensavamo che era barzellette, non è vero? Che poi lui campava su queste cose. Quello è il mondo spirituale che noi pensiamo, ma c'è. E qua ci sta dicendo che il nome è più grande, più potente, al di sopra di ogni nome. Ora, nel tempo a venire, è il nome di Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Cioè, guardate il Signore che ha fatto. A noi ha dato, a noi che siamo il suo corpo, che siamo i suoi figli. Ci ha dato tutto il suo potere. Ci ha dato, ci vuole rivelare anche il suo nome. Lode Gesù Cristo. Per utilizzare il suo nome per fare le opere potenti su questa terra. Ogni cosa egli l'ha posta sotto i suoi piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui. Lode Gesù Cristo. Al versetto 2, al capitolo 2, versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Lode Gesù Cristo. Cioè, guarda che quali sono le promesse di Dio per noi. Ci vuole fare vivere nei luoghi celesti. Ora. Questo non solo dopo, ora. Egli ci vuole fare vivere con il suo potere nei luoghi celesti. Lode Gesù Cristo. Cioè, tu puoi essere una persona soprannaturale. Tu puoi, se vuoi, essere una persona che vive il sovrannaturale. Il sovrannaturale di Dio, il potere di Dio nella tua vita. Egli ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti. Ci fa sedere, ci fa stare. Lode Gesù Cristo. Entriamo in comunione con Lui, che tutte queste promesse si manifesteranno in coloro che credono. Lode Gesù Cristo, difende la tua fede, e la tua fede può essere alimentata attraverso la parola. La parola, dice, la fede viene dalla parola di Dio. Lode Gesù. Signore, ti ringraziamo, grazie per tutto quello che tu hai acquistato per noi, grazie per tutti i doni, perché l'opera tua è per noi e noi vogliamo fare l'opera per te. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Alziamoci in piedi. Chi sente può ringraziare il Signore.